Insomma, tu me lo devi da dire che devo far con te. Te lo devo dire in cinese che non è il momento. Ma non lo vedi che c'ho un impegno? Ma non lo vedete che c'ho da fare? Ma guarda che te sfinisca, non lo so come faccio a lavorare. La seconda mi giunge da una ascoltatrice che si firma l'Ana Cabrina. Avete capito? L apostrofo Ana Cabrina, è una signorina di Ana Capri, è chiaro, no? Dice, cara Martufonisi, ho 18 anni, mi dicono tutti che sono molto bella. Di faccia somiglia a Ursula Andres, sorseno da Boucher, i fianchi di Nadia Cassini, le gambe del DJ Fene, che fiammi, e che sei una cooperativa. Ma dato che sono anche molto spregiudicate, ho della stoffa, vorrei venire a Roma per intraprendere la carriera del cinema. Cara Lana Caprina, vedo che le doti non ti mancano. Quindi, siccome sei anche spregiudicata, tu vedrai che la carriera del cinema la intraprendi con estrema facilità. Il fatto che tu abbia della stoffa non è certo, diciamo, un impedimento. Tanto al primo provino te la levano tutta, non ti preoccupare. Comunque si venghi a Roma, cocca, vieni a trovare. Iside Dua c'ha tante conoscenze, non si sa mai. Beh, cara amica, mo vedevo la sta. Perché c'è un dello mio che stasera mi va a portare a mangiare una pizza. C'ha la macchina nuova. E comunque, se ci avete un problema che va ancora, un dubbio che ve rode, scrivetemi pure a Martufonisside, in arte l'ammiraglia da Barduina, raccordo anulare, chilometro 6, quindicesimo Lampione, dopo il casello Anas. Ciao, cari amiche. E qui raccordo anulare, a voi studio.